Ci sarebbe una lite condominiale vecchie ruggini alla base dell'omicidio avvenuto questa mattina nella palazzina che vedete alle mie spalle, all'angolo fra via Pian delle Mele e via del Circuito a Pescara. La vittima di questo omicidio, che è stato accoltellato, si chiama Salvatore Russo, 61 anni, muratore originario della provincia di Foggia, di Apricena in particolare, ma residente a Pescara da una quindicina d'anni. Ad ucciderlo sarebbe stato appunto un condomino di questo palazzo, si tratta di Roberto Mucciante, classe 1967, l'uomo viveva con la madre al piano inferiore rispetto all'abitazione della vittima. La lite sarebbe scoppiata nel garage che vedete sempre alle mie spalle, poi ci sarebbe stata appunto la colluttazione, le coltellate e l'omicidio. Stanno indagando i carabinieri assieme alla procura con il PM D'Agostino, è arrivato anche il medico legale Cristian Dovidio per la ricognizione cadaverica e chiaramente bisognerà capire quali siano stati i motivi alla base di questo alterco che poi è sfociato nell'omicidio. Al momento la ricostruzione è ancora in corso, ma le prime risultanze fanno ritenere che si tratti di una lite condominiale. Con quante coltellate? Non sappiamo ancora questo perché il medico legale deve ancora esaminare il corpo. L'omicida è stato già, si è costituito? L'omicidio si è costituito ed è nella nostra caserma al comando. Come si chiama? Preferiamo non dirlo. Vi ha dato qualche spiegazione rispetto al soggetto? No. Tra l'altro si è anche costituito perché insomma ha ammesso con una telefonata di essere l'autore del delitto. Liti condominiali. Dove è stato sembra trovato il cadavere? È giù nel garage. Quante coltellate? Non lo sappiamo perché ancora non. Sì, cioè delle liti. Stiamo verificando questo, al momento non possiamo dire niente. Fatemi passare.